Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Nada Faioli e prima di iniziare ringrazio tutti quanti per i 3000 iscritti. Grazie tantissimo, tutto quanto vi voglio bene, io vorrei darvi un abbraccio però sono da solo in stanza. E quindi io per lo speciale dei 3000 iscritti ho deciso di fare un... Scusate. Grazie. Posta. Sono stato denunciato. A quanto pare mi hanno invitato anche in giudizio. Ma che cazzo? Signor Leonardo Alfaioli. È lei in persona? Sì, sono io. Bene, lei è qui in giudizio perché ha commesso dei crimini contro l'umanità. E quali crimini ho fatto? Hai detto una teoria fasulla e falsa su uno short di Alastor e altre molte teorie fasulle sugli altri short. Cioè, non è una teoria mia creata, eh? È la gente che dice su internet. Non è una teoria che ho creato io, su Alastor. Non è che l'ho creata io, sta teoria, eh? Silenzio! Oltre a questo, hai fatto anche altre cose. Cos'altro ho fatto? Ciao, Alfaioli! Vox? Abbiamo chiamato anche quel televisore. Perché lei dice Vox con la Z. Guarda. Lo sto imparando, lo sto imparando, soltanto che ho la X motion, non può, non dico mai neanche la Z. Per favore, fa silenzio Alfaioli e impara la lezione. Lei ha tipo avvocati? Non ho avvocati. Bene, allora ne daremo uno noi, gratuito, ovvero Jimmy McGill. Jimmy McGill? Cioè, Saul Goodman in persona? Sì, proprio lui in persona, però è in prigione. Cosa? Quindi le daremo un altro avvocato, ovvero lui. Ciao Alfaioli, da quanto tempo? Preferisco difendermi da solo. Bene, allora che la corte inizi. Io dichiaro Leonardo Alfaioli colpevole. Ecco, sono finito. Quanti anni mi darete? No, no, non ti daremo prigione se sei soltanto ancora un minorenne. Non ti mandiamo nel carcere minorile di Mare Fuori. Però, siccome che lei ha un canale YouTube di 3000 iscritti, volevo che tu facessi, per essere perdonato, una recensione. La recensione di Verbal Ace per Charlie. No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Se dici di no un'altra volta, ti cancelliamo il canale. Ok, accetto. Devo farlo per forza, vero? Va bene. Ecco la recensione di Verbal Ace per Charlie. Io... Oh. Come diceva una certa persona, via con i numeri. Numero 5, Verbal Ace. Non è che ci sia molto da commentare. Ecco, protagonista questo video, Verbal Ace. Cioè, Verbal Ace è uno youtuber di 40 anni che ha fatto beatbox con protagonista Thanos. Se non sapete chi è Thanos, andate a vedere Infinity War oppure leggete questo fumetto. Ha anche fatto beatbox con protagonista Vegeta. Se non avete visto Dragon Ball Z, la saga dei Saiyan, andatela a guardare. Non dico altro, andatela a guardare. Numero 4. Cursed. Solo io oppure Charlie e Verbal Ace che... Sono sempre cursed in ogni inquadratura. Cioè, questo è quello che ho notato io. Cioè, ragazzi, guardate le inquadrature di Charlie. Guardate. Guardate, ho le prove. No, eh? Numero 3, l'idea. Cioè, questa idea è molto strana. È molto strana. Cioè, io ho cercato su internet questa cosa all'inizio e il motivo di questa cosa l'ho trovata completamente inesistente. Perché io non ho trovato un cazzo. Poco dopo ho scoperto che praticamente l'idea era che questo piano era per un canale secondario che intendeva di creare per un pubblico adulto. A sto punto creavi un canale su Pornhub, no? Doveva per forza creare questo canale secondario su YouTube! Numero 2. Non è possibile. Anche
anche se l'idea dei piani di questo video non ha un cazzo di senso, qua questo video, a parte che da fan del personaggio io mi sono sentito anche voi, secondo me ci siamo sentiti stupidi. Ma io posso dire una cosa mia: io mi sono sentito violentato sia fisicamente, psicologicamente, mentalmente che verbalmente. Io mi sono sentito anche insultato, perché dall'altro in quel periodo stava per uscire Aspin Hotel, se vi ricordate. 7 giorni fa dall'altro. Tra l'altro questo video, se non vado errato, è un video che esiste già dal 2022. Già da almeno 2 anni e nessuno ha detto niente. Cioè, chi l'ha visto? Pensi un attimo. Charlie conosce questa persona, Verbalaze, e utilizza il grimorio di Stolas. Tra l'altro per far teletrasportare con i suoi cante... Ok? Cioè, utilizza il suo cantesimo per far finire all'inferno Verbalaze e poi alla fine sedurre. Ma lei non è una succube? Ma che cazzo? Il perché proprio? Cioè, il perché proprio Verbalaze? Ho capito, Verbalaze, ti piace Charlie? Anche a me mi piace Charlie. Guarda, abbiamo cose in comune. Ma poi, Charlie dall'altro, in alcune inquadrature, ora non l'ho detto nel numero 4, però, cioè, guardate, è molto entusiasta. Che guardate? Ma che cazzo? Poi ho notato una cosa sensata e una cosa non sensata. La prima cosa, che iniziamo dalla cosa sensata, canonicamente, da quanto ha dichiarato Vizipop, che è la creatrice di Aspin Hotel e anche di Charlie, ha dichiarato che che Charlie, secondo la lore, vuole tanto incontrare un umano. E questa cosa non c'è niente di male, cioè, ma credo che Verbalaze l'abbia preso troppo seriamente. Cioè, la prima cosa che fa Charlie in questo video è che incontra un umano, lo seduce. Ok, adesso andiamo con la cosa non sensata, ok? Ma non stava con Veggie. È un'altra cosa. Dove cazzo è Veggie? Dove sono gli altri personaggi, ovvero Angel, Dust, Alastor, Cherry, tutti gli altri personaggi di Aspin Hotel? Sono scomparsi, sono andati in vacanza. E il padre Lucifero? Dov'è HBK? Dov'è Shawn Michaels? Dov'è Cody Rhodes? Dov'è Bad News Barrett? Ok, sto esagerando. Poi il finale, porca... Il finale, che cazzo? No, non voglio neanche pensare. Io spero che dall'altro Charlie abbia tipo... Cioè, c'è stato un cupido che l'ha attaccata con una freccia... Pum! Così, a random debotta. Boh, non lo so, sarà così. Ma secondo me è così, è andata così. Il cupito ha sparato a Charlie con una freccia e si è innamorato di Verbalaze. È l'unica cosa sensata, secondo me. Che poi oddio, la scena anche del costumino. Tutto per far lamentare quel cazzo di cazzo, ok? Cioè, che cazzo significa? Che poi la scena sarò io, ma sembra di non averla capita. Io non l'ho capita il motivo delle faccine, non l'ho capito. Cioè, ho capito l'erezione e tutto, ma... Ora, io so, sebbene che abbi detto che come waifu o Charlie, ma forse non solo io, ma anche altre persone come me che mi stanno seguendo o mi stanno guardando ora in questo esatto momento, hanno Charlie come waifu. Secondo me, io e altre persone... Cioè, io mi sono sentito disgustato, per me. Secondo me, io mi sono sentito un pochettino disgustato, ok? Disgustato, anche se ho Charlie come waifu, ok? Numero 1, Hideaway. Ok, non sapevo che titolo dare perché... non lo sapevo. Quindi, io dico una cosa. Ma non è possibile. Non è scientificamente possibile. Non è scientificamente possibile. Cioè, questo qua ha speso 50.000 dollari per un video che dura 3 minuti. Ma come? Ho capito. Cioè, da quanto ho capito, almeno sembra da quello che ho capito io, sembra che da quanto ho capito lui sembrava che fosse in crisi. Non ho scientificamente capito come cosa. Io non lo so. Cioè, tra l'altro, non c'è neanche il motivo di spendere 50.000 dollari. Che poi, immaginate, gli altri artisti, oppure animatori che si fanno un culo così dalla mattina alla sera, che fanno disegni, animazioni fatte benissimo, che poi nessuno li caga, non ricevono 50.000 like, che poi poco dopo vedono sto qua e dice... Ma serio?